Siamo arrivati al momento della nostra rubrica mensile con Sergio Piovini, S&P 500, i migliori settori del momento. Lascio a te la parola perché, insomma, attraverso questa rubrica cerchiamo di capire come approcciarsi ai settori e come quindi riuscire a gestire al meglio il nostro portafoglio di investimento. Prego, Sergio. Sì, esatto. Quindi, piccola e brevissima premessa, questo è un portafoglio che potete facilmente attuare, è un portafoglio azionario, chiaramente, quindi ha bisogno di essere abbinato come minimo a un orizzonte temporale, quindi non fatelo se avete un'ottica temporale inferiore ai 5 anni, perché comunque è soggetto a una sua volatilità. Nell'ultimo anno ha registrato una volatilità del 2,76%. Un drawdown che è stata la discesa massima nel corso del 2022 del 13%, da tenere presente che in fasi di particolare stress, come nel febbraio-marzo del 2020, le discese temporanee possono essere anche importanti. Ecco, detto questo, comunque è un portafoglio azionario che può essere inserito all'interno di altri investimenti vostri personali, quindi ovviamente fatevi supportare da un consulente finanziario in questa fase, ma andiamo a vedere cosa può fare questo portafoglio. Allora, cosa facciamo in questo portafoglio? Andiamo ad analizzare quelli che possono essere i migliori settori dello Standard Poor's 500. Questa è l'analisi di fine agosto. Quindi, cosa avevamo? I migliori settori sono l'energia, i servizi di pubblica utilità, beni di prima necessità e la salute. Via via proseguono tutti gli altri. Come vedete, vi faccio notare una cosa che è importante, che l'analisi che prende in considerazione vari orizzonti temporali nel misura performance e forza relativa erano praticamente tutti verdi, se non i servizi di comunicazione. Andiamo a vedere adesso l'analisi di fine settembre. Cosa abbiamo? Abbiamo visto quindi un mese settembre mo molto negativo per i mercati azionari. Il nostro Standard Poor's, per esempio, ha perso il meno 9,34%, meno 10% ha fatto il Nasdaq, tanto per citare i più importanti. Ecco che allora molti settori a livello di analisi mi vanno addirittura in negativo, qui li vedete tutti colorati di rosso. Mi restano comunque in verde i soliti quattro settori: energia, servizi di pubblica utilità, salute e beni di prima necessità. Sono in generale settori definiti difensivi nel mercato, quelli che vengono un po' più gettonati dagli operatori nella fase di difficoltà e di maretta dei mercati. E quindi abbiamo questi settori che perdurano anche alla fine di settembre e saranno i nostri settori di investimento anche per il mese di ottobre. Di conseguenza, Manuela, i nostri ETF che ci servono per andare a interpretare facilmente quei settori rimangono inalterati e lo sono praticamente da parecchi mesi. Quindi abbiamo il settore energy, il settore utilities, il settore consumer staples e il consumer healthcare. Questi sono ETF che potete comprare tranquillamente anche nel mercato e nella borsa valori di Milano. Rimangono tali e quali anche per il mese di ottobre, e non è detto da nessuna parte che noi dobbiamo per forza smanettare, comprare o vendere per portare avanti un portafoglio che comunque possa avere dei risultati interessanti nel medio termine. Qui avete tutti i codici ISIN, quindi insomma Certo. li lascio lì un momento a videate in modo tale che vi possiate prendere nota. Ecco, detto questo, quindi andiamo a vedere l'andamento del portafoglio nel mese di settembre, che è stato comunque negativo anche per il nostro portafoglio. Qui vedete il grafico in discesa. A livello di performance registra un meno 5,01, che comunque non è malaccio, tra virgolette, perché lo Standard Poor's 500 ha perso un meno 9, il Nasdaq meno 10, anche i nostri mercati europei, insomma, non è che abbiano fatto benissimo, e questo ci dice che i settori difensivi non guadagnano comunque quando il mercato in generale perde, non hanno questa capacità, però almeno fanno da bel cuscinetto e tendono a difendere, quindi perdere meno rispetto agli altri mercati. Dopodiché, un'occhiata a livello storico del portafoglio, quindi partiamo dal 1 gennaio 2020, qui vediamo la discesa febbraio-marzo importante dello scoppio della pandemia. Dopodiché, il portafoglio riprende, tende comunque a salire. Quest'anno abbiamo due discese in un anno particolarmente negativo finora. Questa è la discesa in pratica
che vediamo di settembre, e in generale qui abbiamo le performance aggiornate, quindi il 2020 performance ovviamente consolidata in più 13, 2021 più 32,95 e malgrado la discesa di settembre, nel 2022 la performance rimane intorno al 9,28%, che comunque non è male, visto tutto quello che stiamo vedendo a livello dei mercati, perché qui li ho ordinati i mercati principali, abbiamo un Nasdaq addirittura che mi tocca a meno 30, i mercati orientali, cinesi, eccetera, sono sopra il meno 20, meno 20%, Standard Poor's 500 meno 23, il nostro FTSE MIB meno 23, insomma un bagno di sangue a livello purtroppo Sì. generale. L'unico mercato, segnalo per chi vuole prendere nota, l'unico mercato positivo di un certo tipo, insomma, a livello internazionale è il mercato brasiliano, che è il Bovespa. Ok. Ecco, comunque, però, in generale è un bel, finora un bel bagno di sangue, direi, insomma, sui mercati a livello generale. E questo lo è, e lo sarà fin tanto che le politiche monetarie della Fed saranno restrittive. Certo. Ecco, nel momento in cui il mercato si inizierà a intravedere che queste politiche monetarie cambieranno o rallenteranno, credo che sarà abbastanza veloce il cambio di direzione. Però Ce ne vuole ancora un po' perché siamo a un'inflazione che è ben lontana dal 2%, no? Che deve raggiungere. Poi è ovvio che non deve arrivare necessariamente al 2% per far sì che poi le banche centrali allentino, però deve cominciare a scendere in modo importante, ecco. sì, esatto, deve iniziare a scendere, però ecco, abbiamo questo effetto di, sai che i mercati comunque anticipano di Certo. 6-8 mesi e via, quindi nel momento l'inflazione probabilmente non sarà sicuramente il 2%, tenderà a scendere prima o poi, chiaramente, Certo. però comunque appena si intravede il mercato la possibilità o una parola detta da Paola nei prossimi mesi in questo senso, è possibile che i mercati inizino comunque a stabilizzare, almeno a stabilizzarsi, poi piano piano anche poter ripartire. Ma come anche tu detto prima, non ci siamo ancora e i rischi di ulteriori ribassi sui mercati ci sono e secondo me aumentano anche in questo periodo.